pagano. Se la pagano con davvero Gesù Cristo, Lucio. È mio. Io mi sento diversa, non sono come voi. Una giornata molto importante, infatti questo è un film che dà una testimonianza per quanto riguarda la nostra vita quotidiana, sono problemi e sono realtà con cui noi conviviamo tutti i giorni. Abbiamo l'onore di avere questa sera con noi l'autore del libro Anime Nere, da cui è tratto il film che vi presenteremo. Prima di cedere la parola ovviamente all'autore, c'è il saluto del nostro sindaco, il dottore Vincenzo Bruffi. Io non vi ruberò molto tempo, io solo per ringraziare Gioacchino Criaco per la sua presenza qui questa sera. L'idea è nata parlando con Leocrudino, il quale mi diceva che appunto in questi giorni verrà proiettato qui il film Anime Nere. Allora ho detto a Leo: guarda Leo, io sono amico personale di Gioacchino, mi lega anche un'amicizia attraverso la figura di mio padre, quindi lo chiamo perché so che è molto disponibile. Così è stato, lui era a Firenze, però mi ha detto scendo. E io sono stato, diciamo, contento di averlo interpellato, sia perché per Bova Marina, e come diceva anche Vittoria, è un onore avere qui Gioacchino Criaco, è un piacere, ma anche perché, diciamo, si rischiava di perdere questa struttura, il cinema qui a Bova Marina, grazie alla comunità oratoriana, soprattutto a un gruppo di ragazzi, e nonostante le difficoltà dovute al passaggio al digitale, abbiamo questa bella realtà, e quindi era anche un giusto premio a questi ragazzi che lavorano tanto per mantenere il cinema qui a Bova Marina. Il film, come diceva Vittoria, è tratto dal libro Anime Nere, appunto, di Gioacchino Criaco, un film che è stato presentato al Cinema di Venezia ed è stato un fatto, ora mi scusa Don Francesco e Don Lito se uso questo aggettivo, un fatto rivoluzionario, perché un film, diciamo, tratto da una realtà calabrese, scritto da un calabrese, per di più di Africo, che va al cinema di Venezia, dove a Venezia, come sappiamo, ci vanno le star di Hollywood. Ecco perché qui sta il fatto rivoluzionario. E grazie a Gioacchino Criaco, grazie al suo libro, che ha avuto il film 30 minuti di applausi, una serie infinita, possiamo dire, di critiche positive. Dicevo grazie, ecco, a Gioacchino Criaco, film e libro che è andato anche a superare i confini nazionali, si è parlato della Calabria, e si è parlato anche in termini positivi della Calabria, perché, ecco, la Calabria non è solo 'ndrangheta, non è solo mafia e tante altre cose, e anche la Calabria esprime scrittori di grande livello che tutti ci invidiano, come appunto Gioacchino Criaco, al quale passo subito la parola. Grazie e buon proseguimento e buona visione. Senti, non è che non voglio fare un monologo, quindi se c'è qualcuno che vuole discutere con me, innanzitutto sono qua perché mi fa piacere stare nella mia terra e andare fra la mia gente. Quando Vincenzo mi ha chiamato, io dovevo essere da un'altra parte, però non potevo assolutamente dire no a Vincenzo per l'amicizia personale che ho con lui, ma per un rapporto che era quasi filiale con il professore Crupi, un grande rimpianto che non ci sia più, prima di tutto dal punto di vista umano.
ma poi anche dal punto di vista professionale e artistico, perché quando è uscito il mio libro non avevo tanti amici intorno, non c'era tanta gente che ci credeva, il professore invece ci ha creduto da subito, allora non ci conoscevamo. Mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre incoraggiato e questa è una soddisfazione che è anche una soddisfazione sua. Lui sarebbe stato molto contento di quello che è successo e magari avremmo fatto un po' di giri insieme in Calabria e fuori dalla Calabria. Però è andata così, ma c'è tanto merito anche da parte del professore Krupp in quello che si è fatto, perché il suo apporto è stato essenziale all'inizio. Come vi diceva Vincenzo, il film è tratto dal libro, ma non solo è tratto dal libro. In realtà ho scritto insieme al regista Francesco Munzi anche la sceneggiatura, quindi ho partecipato a tutte le fasi del film, dal soggetto alla sceneggiatura e poi la messa in opera. È un fatto veramente rivoluzionario, non ve lo dico per vanagloria, siamo fra di noi, quindi non è che sto qua a raccontarvi le favolette. Però quando è nato il progetto di questo film, a tutti era sembrata una missione impossibile. Al di là del contenuto del film, della storia di cui parla, con Francesco Munzi abbiamo avuto subito difficoltà con le produzioni, con la Rai, con gli Elkan, con Cinema 11, perché tutti erano assolutamente convinti che in Calabria non si sarebbe potuto fare un film, e poi non si sarebbe potuto fare un film del genere. E ci dicevano, figuratevi, mica vi lasciano fare un film in Calabria, voi ci dite che andate addirittura nella Locri e nella Spramonte, non lo farete mai. Poi in Calabria non troverete le maestranze, non troverete gli elettricisti, non troverete gli autisti, non troverete personale specializzato in grado di lavorare intorno alla macchina da presa. E poi in Calabria assolutamente mica si trovano attori, perché servono, oltre agli attori principali, degli attori con ruoli importanti, e poi servono le figurazioni, le comparse. Tutte queste cose in Calabria non le troverete assolutamente. Quindi fra loro si erano messi d'accordo di andare a farsi il film in Abruzzo. Allora io ho detto a Francesco, se il film si fa in Abruzzo io non partecipo, e Francesco ha detto alla produzione, se il film non si fa in Aspromonte nemmeno io partecipo, quindi vi trovate un altro regista, vi prendete un'altra storia e vi fate il vostro film. Abbiamo vinto con Francesco, ma non abbiamo vinto solo noi, ha vinto tutta quella gente calabrese che si è stretta intorno al film. Questo film, come lo era stato per il libro, è un film condiviso dalla gente, è un film che è stato fatto con le persone di Africa, le persone anche di Bova, le persone di Bianco, di Lodi, è un film che è stato fatto insieme, e idealmente insieme noi abbiamo portato tutta questa Calabria a Venezia. È vero quello che diceva Vincenzo, Venezia è uno dei festival più importanti del mondo, sarà il secondo o il terzo al mondo. È un festival che seleziona 20 film che vanno in concorso su 3.600 pellicole che provengono da tutto il mondo, quindi già entrare fra quei 20 è una cosa importantissima per un prodotto che al 90% era calabrese, perché i soldi sono arrivati da fuori, la produzione è arrivata da fuori, ma Francesco Munzi, anche se è romano, ha passato 4 anni della sua vita in Calabria, quindi era quasi come fosse uno di noi. La maggior parte degli attori sono calabresi, anche tra i principali. Ad esempio Marco Leonardi, pochi lo sanno, ma è di Locri, non è di fuori. Peppino Mazzotte, il Fazio della serie televisiva di Montalbano, è di Domanico, in provincia di Cosenza. Peppino Fumo, quello che interpreterà il ragazzino, è di Gioia Tauro. C'è poi Stefano Priolo che è di Afro, ma ci sono tanti calabresi. Soprattutto c'è uno che è di Bova, c'è Pasquale Romeo, che ha fatto un'interpretazione bellissima, che sicuramente avrà un futuro nel cinema, che è di Bova. Quindi sono tantissimi motivi di orgoglio.
il film ha avuto l'applauso più lungo della storia del Festival di Venezia, chi parla di 13, chi di 15, chi di 20, chi di 30 minuti, io ero là, ho contato mentalmente i minuti ed erano moltissimi, ma soprattutto a un certo punto la sicurezza ha dovuto bloccare gli applausi perché iniziava la proiezione successiva di un film in concorso, se no sarebbe durato ancora di più, con tutta la sala emozionata, 1200 persone ad applaudire e a commuoversi per una cosa che era nostra. Sul tappeto rosso di Venezia abbiamo portato i nostri ragazzi, è venuto il ragazzo di Gioia Tauro, ma è venuto anche il ragazzo di Boba e veramente hanno sfilato insieme alle star internazionali che siamo abituati a vedere al cinema, a vedere in televisione. Quindi sono tantissimi i motivi di orgoglio. La Calabria ha dimostrato di saper partecipare, collaborare a un prodotto artistico di valore assoluto. Per tutta la durata del festival e in tutte le proiezioni che venivano date eravamo sempre nella cinquina dei vincitori, sempre nella cinquina dei vincitori. Poi alla fine anche nel cinema e anche fuori dalla Calabria ci sono logiche che sono economiche e non siamo riusciti ad arrivare al Leone, però il film di Francesco ha preso tutti i premi più importanti collaterali, quelli della critica, dei giornalisti, ha preso premi veramente importanti e non ha fatto solo Venezia, perché poi ha fatto il Festival di Toronto, che è il secondo festival del mondo, poi ha fatto il Festival di Londra, poi ha fatto il Festival di Seul, farà il Festival di Dubai, ha fatto il Festival di San Paolo. E oggi io avrei dovuto essere a Barcellona perché fa il Festival di Barcellona, è già stato acquistato in 15 paesi esteri, fra cui gli Stati Uniti, il Canada, l'Inghilterra, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Norvegia, non vi faccio la lista, ma per dirvi che solo prodotti di qualità vanno poi all'estero, ogni anno 5 o 10 film italiani vanno all'estero e questo ci è riuscito, quindi se dovessimo elencare tutti i motivi per cui essere orgogliosi sarebbe una lista molto lunga. Ci sono state anche le critiche si sono sostanziate soprattutto sul discorso che immagine si dà della Calabria in Italia o all'estero. Si accetta qualsiasi critica quando si scrive un libro, quando si fa un film, quando si fa qualsiasi cosa che poi è destinata ad andare in mani, in occhi e in mente altrui. E quindi uno può criticare il film secondo i suoi gusti personali, è libero di farlo. L'unica critica che mi sento di non condividere è quella sull'immagine. Non è che noi abbiamo visto per 60 anni film sui vampiri e non andiamo in Transilvania, abbiamo visto Il Padrino e non andiamo in America. Un film alla fine è sempre un film, lo spettatore sa che sta guardando un film, un libro è sempre un libro. Sono prodotti dell'arte, dell'intelletto. E quello che invece come immagine della Calabria che andrà fuori e su cui già abbiamo riscontri, è quello dell'Aspromonte che nessuno conosceva, è quello del nostro mare che nessuno conosceva, ma soprattutto è la capacità dei calabresi che hanno lavorato al film. Quelle sono le cose che restano. Poi ogni storia può essere tragica, può essere comica, finisce e si va avanti, si va a un altro film, si va a un altro libro. Questo film ci ha dato l'occasione anche per parlare, per discutere. In Calabria non è che al cinema si andasse più tanto, soprattutto il cinema di Locri era frequentato pochissimo. Questo film ha portato di nuovo la gente al cinema, l'ha fatto a Locri, l'ha fatto a Siderno, l'ha fatto a Reggio, lo fa anche qua. Io adesso non vorrei andare più per le lunghe, vorrei lasciare lo spazio a voi se avete qualcosa da dirmi, qualunque curiosità o qualunque critica, se no faccio notte e poi il film comunque dovete vederlo. Però vi garantisco che deve essere un orgoglio per tutti voi, per tutti noi, perché è un prodotto nostro che abbiamo
che abbiamo fatto noi, e se permettete, chi scrive o chi fa dei film non vuole lanciare messaggi, però per una volta c'è un piccolo messaggio che era mio personale e che Francesco ha condiviso. Noi volevamo mostrare soprattutto ai nostri ragazzi cosa succede veramente quando si fanno certe scelte. Non volevamo mostrare il fascino del crimine, i soldi, il potere, volevamo mostrare la tragedia, il dramma, volevamo che i nostri ragazzi capissero cosa c'è, senza dare un giudizio morale, perché poi ognuno di voi darà un giudizio. Però pensiamo che questo messaggio, perché siamo stati in molte sale, non solo in Calabria, abbiamo fatto tutta l'Italia e anche l'estero, il messaggio poi arriva, e quello che alla fine arriva è che non è una storia calabrese. È vero che è ambientata in Calabria, è vero che ci sono degli eventi che sono calabresi, però poi alla fine si parla di sentimenti, di passione, e quando si parla di sentimenti si parla di una cosa che non è solo di un posto, ma è di tutti. Per questo il film sta andando dappertutto all'estero, perché chi lo guarda non vede una storia calabrese, vede un dramma umano, e i drammi sono di tutti e non solo di qualcuno. Adesso io farò da toilette, se qualcuno vuole chiedere qualcosa porterò il microfono. Se avevate anche curiosità che non sono proprio riguardo al contenuto del film, a cose esteriori o che stanno intorno al film. Non avete nessuna curiosità? Dopo lo spettacolo, possiamo parlare. Sono venuto per una presentazione prima del film, non so se riesco anche a stare anche là. Sì, lo so, capisco benissimo. No, ma per questo dicevo, se ci sono cose che vanno al di là del film e che non sono sul contenuto. Il migliore regista del mondo, però ha capito, sempre una cosa personale. Sì. Io prima avevo lo spettacolo. Assolutamente. Fatto bene, qua sbagliato, secondo me, d'accordo? Vediamo se cominciamo a... Non è una questione di convincermi. No, io volevo, tu hai parlato dei ragazzi, sì. Sono, le sale sono piene proprio di ragazzi, e anche in tutta Italia penso che sia così, credo che ti invitino anche nelle scuole a parlare di questo fenomeno, perché nel resto d'Italia riconosco che c'è molta curiosità. E qual è il feedback che ti restituiscono i ragazzi? Quale ritorno ti danno? Che tipo di messaggi ti rimandano dopo la visione del film? Grazie. Questa è una cosa che era successa anche prima che il film nascesse. Io non vi svelo nulla, no? Però c'è un finale che è insolito. Tutti pensavano che questo sarebbe stato un finale che i calabresi non avrebbero amato. In realtà abbiamo scoperto, proprio perché si parlava di universalità dei sentimenti o delle passioni, ma l'abbiamo scoperto nelle fasi della lavorazione, che quelli di Roma, di Milano, della produzione facevano il tifo per un finale diverso. È successo con i ragazzi che abbiamo incontrato nelle scuole dopo le proiezioni al nord, tipo a Bologna, a Milano, che facevano il tifo tutti per un finale diverso. E in Calabria c'è stata una parte del pubblico che ha fatto il tifo per un finale diverso, ma c'è stata gran parte del pubblico che alla fine ha detto che quello era il finale giusto, e questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere, perché forse è stato più capito dai nostri ragazzi che dai ragazzi di fuori. Quindi questa è la cosa che poi ci resta, che ci viene trasmessa. Non è un film che lascia insensibile, è un film che viene visto e rivisto più volte. Se ci fosse stato il tipo di finale per cui tanti facevano il tifo, sarebbe stato un finale consolatorio, cioè tutti se ne sarebbero andati a casa contenti, soddisfatti, ma dopo mezz'ora si sarebbero scordati del film. C'è quel tipo di finale perché
deve far pensare molto, e non deve far pensare i calabresi, deve far pensare tutti, perché abbiamo cercato con Francesco Munzi di innescare un meccanismo che si va a insediare nelle coscienze di ognuno, no? E porta fuori le contraddizioni che ognuno di noi ha. Alla fine c'è una lotta interiore che in ognuno di noi diventa un fatto inevitabile. Questo è quello che volevamo, e questo tipo di finale ci dà questo risultato, altrimenti sarebbe stata una storia banale già vista mille volte. Vogliono vedere il film? Una sola domanda. Io ho lavorato 13 anni all'Africo, ho insegnato per 13 anni. Non ha una bella nominata, purtroppo, no? Insieme a qualche altro paese. Chi pensa che da Africa non potesse uscire niente di buono, lei l'ha smentita. Qual è il messaggio da dare agli africesi e non solo a loro? Le speranze. Ma io poi torno in Calabria, torno proprio per questo. Parlo di me stessa a questo punto, comunque della mia generazione. E noi siamo stati cresciuti e siamo stati educati a sentirci quasi inferiori rispetto agli altri, come se noi avessimo qualcosa in meno, cioè come se avessimo delle strade insegnate, e quindi era inutile sperare o pensare di fare qualunque altra cosa. Io invece personalmente ho sempre avuto l'idea contraria, cioè ero convinto che anche fra i nostri ragazzi ci fossero tanti talenti in tanti campi, perché non è che tutti diventano un scrittore. Si può essere un bravissimo calzolaio, un bravissimo cuoco, un bravissimo qualsiasi cosa, ma i nostri ragazzi avevano e hanno dei talenti. Dobbiamo cambiare il passo e insegnarli ad avere coraggio, a non sentirsi con qualcosa in meno rispetto agli altri, e se vuole io ne sono l'esempio senza darmi troppe aree. Cioè, ho dimostrato ad un ragazzo che viene da una famiglia modestissima, io sono figlio di pastori, può diventare scrittore a livello nazionale, può essere tradotto all'estero e può lavorare nel campo del cinema, può fare il soggettista, lo sceneggiatore, e può portare in Calabria una grossa produzione e fare un film che va a Venezia e va in tutti i posti del mondo. E i ragazzi che hanno recitato hanno dimostrato agli altri ragazzi dei loro paesi che potevano fare queste cose. Quando noi, Francesco cercava un ragazzo, quando abbiamo incontrato il ragazzo di Pasquale Romeo, l'abbiamo incontrato per caso, per strada, gli abbiamo chiesto un'indicazione. Francesco l'ha guardato e l'ha riguardato e gli ha detto: ma vieni a fare un provino per me. E quel ragazzo si è ritrovato poi a Venezia. Io penso di aver dimostrato che i nostri ragazzi possono fare altre cose nella vita, che possono scegliere il loro destino, che non c'è un destino segnato per tutti. Adesso vi faccio vedere il film. Noi ringraziamo tantissimo l'autore Griago proprio per la sua presenza oggi qui tra noi, per la sua testimonianza. Ancora una volta la sua caparbietà, il suo coraggio ci fa capire come noi nel nostro piccolo possiamo cambiare le cose e quindi possiamo riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. Grazie a tutti e buona visione del film. Appagano. Chissà, appagano che davvero Gesù Cristo c'è. È mio. Io mi sento diversa, non sono come voi.